Allora, ragazzi, il tanto aspettato giorno dedicato alla carriera dell'allenatore è arrivato. 1 agosto, oggi la EA ha mostrato a tutti noi il trailer dedicato alla carriera dell'allenatore. Non vedevamo l'ora. Io avevo buone sensazioni, ma dentro di me purtroppo mi aspettavo. Non ci fosse poi chissà che cosa. È andata peggio del previsto, ragazzi. È andata peggio del previsto. Sono ancora abbastanza scioccato e triste. Adesso andiamo con ordine. La EA si presenta con un trailer di 7 minuti, ma se togliamo la intro e l'outro, diventano 6. 6 minuti, ragazzi, per parlare di carriera giocatore e carriera allenatore. Partiamo dalla modalità che tecnicamente è quella che ci interessa meno, ma che se si dovesse rivelare fatta bene, potremmo assolutamente prendere in considerazione. Quest'anno con la carriera con Sebastian Esposito ci siamo divertiti, ma la modalità aveva delle criticità, quindi speriamo abbiano modificato quelle almeno. Hanno puntato molto sul gioco di ruolo quest'anno per quanto riguarda la carriera da giocatore. Cosa significa? Significa che il tuo calciatore lo potrai gestire come vuoi dal punto di vista comportamentale, sia da come ti comporti all'interno del campo, sia da come ti comporti fuori dal campo. Hanno inserito tre rami, diciamo così. Si chiamano questi tre rami Maverick, anticonformista, virtuoso e battito cardiaco. Per esempio, battito cardiaco è un calciatore che predilige il gioco di squadra, no? Il supporto a vicenda, sempre una parola di conforto per il compagno. Mentre il Maverick, l'anticonformista, è uno che pensa un po' troppo, un po' di più a se stesso rispetto che alla squadra. Voi potete decidere quale ramo prendere con il vostro calciatore, sia appunto, come detto, come vi comportate in campo, sia magari passate di più il pallone o preferite andare da soli in dribbling. Ogni ramo avrà, una volta accumulati punti giocando e completando gli obiettivi, uno sblocco di abilità. Quindi, a seconda del ramo che prendete, avrete la possibilità di sbloccare diverse abilità. Sia all'interno del campo, come dicevo, che anche fuori, perché a seconda delle risposte che darete durante la vostra carriera giocatore, qua c'è un esempio, c'è uno screenshot che ci mostra tre possibili scelte. A seconda della vostra personalità, potrete scegliere di sviluppare un calciatore in determinati modi. Hanno puntato molto su questo. Per il resto, in realtà, basta. Nel senso, questo era il punto focale per quanto riguarda la carriera giocatore. Per quanto riguarda invece la carriera allenatore, qual è il punto focale? Il punto focale è sicuramente la possibilità di fare carriera allenatore con gli allenatori esistenti. Nei loro dettagli ci dicono che noi potremmo giocare con uno degli oltre 350 allenatori di calcio autentici, quindi probabilmente ci sono 350 allenatori con il nome e il cognome degli allenatori reali, ma non con il face scan. E in più ci saranno 30 e più allenatori con il face scan. 30 e più allenatori sono tanti, ragazzi. Quindi questa può essere una buona cosa sia per noi creator, sia per voi che fate la vostra carriera allenatore, tranquilli, seduti in casa, in sala o in camera. Questa è una feature particolare per creare progetti un pochettino più interessanti, ma finisce lì. Hanno dato una rinfrescata, se vogliamo così dirlo, al menu principale proprio della carriera allenatore, che è molto simile in realtà a quello dell'hub normale, no? Quando entrate, molto molto orizzontale, mi verrebbe da dire. Ok, va bene. Come al solito, poi non mancano quelle azioni, quelle aggiunte che loro chiamano momenti dinamici, ovvero l'aggiunta di cutscene, l'aggiunta di video, quando viene acquistato un calciatore, quando c'è l'allenamento, quando c'è l'entrata in campo, quando c'è la presentazione del calciatore o dell'allenatore, insomma, tutta una serie di abbellimenti estetici, ragazzi. Dal punto di vista dei video, ok? Pre-partita, post-partita, momenti dinamici, che sono belli, sicuramente, le prime volte, le prime due, tre, quattro volte, poi dopo ovviamente li saltiamo, ragazzi. Tutta una serie di cose che saltiamo alla fine dei conti. Quindi va bene, ok. Formato torneo pre-stagione. Abbiamo aggiornato la struttura della competizione pre-stagionale. In un formato più autentico, 8 squadre giocheranno 3 partite ciascuna per iniziare bene la loro stagione. Solo il vincitore del torneo potrà richiedere il premio in denaro, che aiuterà ad aumentare il budget trasferimenti. Solo il vincitore del torneo! Solo il vincitore del torneo, ragazzi. Non è come prima,
che vi davano un po' di soldini a seconda del turno che passavate. Solo il vincitore del torneo c'è scritto qua. Hanno anche cambiato la possibilità di aggiungere più slot di salvataggi. Da adesso avrete un massimo di 17 file di salvataggio. Quindi non aggiungono modalità, non aggiungono troppe novità, ma aggiungono gli slot di salvataggio. 17 slot di salvataggio ci vanno bene, ragazzi. Eravamo abituati a 6, per esempio, 17 direi che va molto bene. Abbiamo la possibilità di creare parecchi progetti. E voi direte, tutto qui non è ancora finita, ragazzi, perché c'è un'altra aggiunta... non so come definirla. Sono sincero, non so come definirla, perché... Hanno esordito dicendo: sappiamo che il calciomercato è molto importante per voi. Tecnicamente dicono che hanno migliorato la possibilità di fare trattative, anche da parte dal punto di vista della CPU, ok, del computer, ma di aggiunte interessanti nella trattativa non c'è nulla. Quello che hanno aggiunto è un'analisi post trasferimento. Cosa significa? Che una volta fatto l'acquisto avrete una votazione, ok? Una votazione basandosi sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista dell'utilità del calciatore effettivo, analisi che influirà poi successivamente anche sul rapporto con la società. Per esempio, fate un acquisto utile per la squadra, la società sarà sicuramente contenta. Fate un acquisto inutile per la squadra, la società non sarà contenta. A me questa cosa mi spaventa. Come influisce con l'overall allenatore? Influisce parecchio? Cioè, rischiamo ogni volta l'esonero per questo? Le challenge sono ancora fattibili? Perché se ogni volta che io faccio acquisti a caso la società non è contenta, ragazzi, è un disastro. È un disastro. A me mi spaventano molto queste cose, ragazzi. Sono totalmente inutili, ok? Sono totalmente inutili. Cioè, se tu ti vuoi acquistare un calciatore, sai dove lo vuoi mettere in campo. Sai perché lo stai acquistando. Sai che fine gli vuoi far fare. Loro cosa dicono? Ti diamo la votazione... Sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista tattico. E poi ti suggeriscono la posizione in cui metterlo in campo. Boh, non sto capendo. Non sto veramente capendo. Inoltre, è stato inserito un indicatore di tensione. Un indicatore di tensione nella trattativa. Cioè, se fai una trattativa troppo bassa, la tensione aumenta. Cioè, se fai un'offerta troppo bassa, la tensione aumenta e l'altro allenatore può arrabbiarsi e andarsene. Come succede già? Non c'era bisogno dell'indicatore di tensione. È inutile. Stai andando bene con la trattativa? Bene, ok, va bene. Grande. Per quanto riguarda invece Crea il Club, hanno aggiunto la possibilità di creare la maglietta del portiere e la terza maglietta della squadra. Ma purtroppo la customizzazione, non sembra molto diversa da quella dello scorso anno. Quindi soliti stemmi, soliti patterns per quanto riguarda le magliette. Niente di nuovo, niente di particolare. Puoi modificare i nomi dei giocatori, l'altezza e il peso, l'aspetto del corpo, le posizioni preferite, gli attributi di gioco e persino alcune delle loro animazioni. Puoi creare effettivamente una squadra un pochettino più particolare, ok? Il fatto di cambiare i nomi è interessante, questo bisogna ammetterlo. Cioè, perché puoi creare veramente la squadra della tua città così. Quella con cui giocavi da ragazzo, quella con cui giochi adesso. Sono rifiniture, non parliamo di news bomba. C'è una cosa che un po' mi spaventa, ovvero ripartizione del bilancio. Il controllo finanziario è un aspetto importante della gestione di un club. Abbiamo rimosso il passaggio tra... trasferimento e budget salariale, poiché la suddivisione non ha influito in alcun modo sull'impatto complessivo dei tuoi fondi. Hanno tolto la possibilità di spostare il budget dai trasferimenti al budget stipendi. Quindi non so se fa una conversione automatica quando vai a acquistare qualcuno. Era una cosa che utilizzavo spesso, sinceramente. Finito, ragazzi. C'è un'altra piccola novità che... si basa sugli highlights giocabili, ovvero un po' come la simulazione interattiva, sia per quanto riguarda la carriera giocatore che per quanto riguarda la carriera allenatore. Voi potrete entrare in campo nelle azioni salienti, cioè voi potete scegliere di vedere solamente le azioni salienti e di entrare in campo e giocarvele, sia dal punto di vista offensivo che difensivo.
Questo dal punto di vista del creator può essere una buona cosa perché crea una carriera allenatore magari un pochettino più snella, anche dagli highlights. Non c'è bisogno magari di giocarsi tutta la partita. Per il resto ho paura che possa essere un si vince un po' troppo facilmente. Cioè tu punti solo le azioni salienti e vai sempre a provare a segnare. Forse potrebbe essere un po' troppo semplice. Gli avversari sembra riescano a leggere meglio la partita. Però questo se lo dicono ogni anno, ragazzi. Questo lo dicono ogni anno. Se sono in svantaggio riescono a fare dei cambi un pochettino più offensivi senza bisogno di sbilanciarsi in maniera eccessiva lasciando troppi buchi in modo che poi noi dopo ripartiamo. Insomma, sembra che l'intelligenza artificiale possa leggere meglio la partita. Ora, ragazzi, queste sono le novità. Anche ridirvele non sono soddisfatto. Non è stata minimamente toccata la primavera. Non è stato minimamente toccato l'allenamento, fatto malissimo. Non è stato minimamente toccato i piani di crescita. Non sono stati sfiorati, ragazzi. Non sono stati sfiorati e di problemi ce ne sono, perché un calciatore AT non può metterci 200 settimane per diventare ATT. Insomma, i soliti problemi. Per quanto riguarda i trasferimenti, ancora nulla. Mentre si guardava il gameplay, ragazzi, c'era un portiere imbarazzante. Poi magari la difficoltà era bassa. Insomma, non sono buone le sensazioni. Chi dice il contrario mente spudoratamente, ragazzi. Possono piacervi alcune aggiunte. Può piacervi la questione degli allenatori. Mi piace anche a me. Ma è una modalità tralasciata, ragazzi. I problemi ci sono e non sono presi in considerazione, non sono fronteggiati. L'analista che vi dice il voto al calciomercato basandosi sulla questione finanziaria. Ma ragazzi, non è questo di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di un gioco un pochettino più manageriale, abbiamo bisogno di avere un prodotto che non sia semplicemente fai calcio mercato, gioca, fai calcio mercato. Su FIFA 08 potevamo gestire le finanze andando a migliorare i campi di allenamento e lo stadio e migliorare lo staff tecnico, allenatore, portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti. Queste sono aggiunte. Non il voto all'acquisto, il voto me lo do da solo, me lo date voi, non mi interessa. Poi voglio mettere le cose in chiaro, io ci giocherò perché la carriera mi diverte. Vorrei dargli meno soldi? Sì, ma qui abbiamo un problema, ragazzi, Cioè, vabbè, ogni anno lo diciamo, ma mi aspettavo qualcosa di più, sono poche le novità. Hanno fatto il facecam degli allenatori, l'avevano già dall'anno scorso. Ti hanno dato la possibilità di sceglierli in carriera. Bisogna avere il gioco in mano. Non hanno detto nulla per quanto riguarda nuovi campionati, ragazzi. Niente. Non si sa niente della Serie B. C'è uno screenshot dove, purtroppo, mi duole dirlo, purtroppo, si vede che tu puoi mandare l'osservatore in Inghilterra. Premier League, Championship, League One e League Two. Non c'è la quinta divisione inglese. Ragazzi, io sono abbastanza affranto. Nei prossimi giorni magari faremo un altro video dove parliamo e rispondo ai vostri commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. E ditemi la vostra, magari, dai. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzuoli.